Allora, ciao a tutti, oggi è il 18 di marzo e volevo fare questo video brevemente per raccontare in maniera appunto piuttosto breve com'è la situazione qua dentro a metà marzo del 2021 e cosa andrò a fare. Allora, oggi andrò a tagliare l'erba. O il cover crop, se lo vogliamo chiamare così. E vorrei anche far notare una cosa, che qua non viene applicata un'aratura e non viene applicata una zappettatura da 2-3 anni ormai, direi sì, 2 anni e mezzo. E inoltre non viene neanche tagliata l'erba come prato, ma viene sfalciata, che è diverso, quindi viene fatta sfogare l'erba. Facendola crescere così a questo livello, anche di più. Adesso la taglio perché voglio omogenizzarla con le piogge, con la primavera che sta arrivando, quindi ho deciso di tagliarla lo stesso. E vedete tantissima paglia, ho messo tantissima paglia rispetto agli anni passati. E vorrei far vedere come comunque il sovescio, comunque il cover crop, che cresce spontaneamente. Ho seminato veramente poco quest'anno, cresce molto alto rispetto a una zona che invece l'ultima volta che ho tagliato questa qui è stato fine settembre dell'anno scorso, e lo stesso discorso vale per questa zona qua. L'ultima volta che l'ho tagliata, cioè dentro ai pali di bambù, l'ultima volta che l'ho tagliata è stato settembre dell'anno scorso. E come vedete c'è assolutamente una grande differenza di crescita, qui cresce molto di meno e invece là cresce molto di più. Per quale motivo? Poi ovvio che ognuno trae le proprie conclusioni, perché è difficile dire un motivo esatto, ma per me è semplicemente perché lì qui non è stato tagliato a prato l'erba da più di 2-3 anni, quindi l'erba ogni volta che cresce, cresce molto più velocemente rispetto a questa qui. Questa zona qui invece è sempre stato un prato per 10-20 anni e quindi adesso deve riprendersi. Ci sono delle zone però interessanti dove cresce più veloce, per esempio queste qui, vedete? I motivi sono sostanzialmente per me anche qui di uno o due motivi, appunto, che qui è sempre stato fatto un fuoco, vedete che là c'è la legna, in passato era qui e veniva bruciata, e è una zona piuttosto fertile perché era ricca di cenere, molto nera, e se vedete appunto questa zona per esempio è molto più alta. Se però mi muovo qua dove il fuoco finiva, vedete che l'erba non cresce praticamente più, cioè non cresce in altezza rispetto come cresci qua invece. Tra l'altro qua ci sono i trifogli e via dicendo, ecco, quindi ci sono delle zone differenti. Poi c'è un'altra zona interessante che vorrei far notare, per esempio questa isola qui. Queste piccole cose fanno capire certi andamenti, insomma, di come massimizzare la fotosintesi nel corso degli anni, vedete? Per quale motivo c'è questa isoletta qua in mezzo, che cresce così a ciuffo? Allora, il motivo, questo lo so piuttosto bene, perché l'intenzione era quella lì. Semplicemente qua c'era una buca, avevo scavato una buca piuttosto fonda perché mi serviva della terra e poi non sapevo come riempirla perché la terra l'avevo asportata, messa da un'altra parte, e l'ho riempita di terriccio, e l'ho riempita di 5-6 sacchi di terriccio. E poi, come ho fatto vedere nei video, ad ottobre ho seminato da tutte le parti, quindi in tutta questa zona, compresa qui, il loietto, ho seminato la veccia, ho seminato i trifogli e tutto il cover crop che mi era rimasto dall'anno scorso. E la cosa molto interessante è che qui chiaramente ha attecchito molto di più, perché era una zona vuota, non era una zona colonizzata dalle erbe precedentemente, quindi il seme ha attecchito molto più, in maniera molto più semplice. È molto più efficace, anche perché comunque il terriccio era molto fertile,
e c'era spazio. Lo stesso discorso vale per la zona che in passato appunto è stato fatto fuoco, il cover crop ha attecchito molto meglio, e anche direi la zona dove è stata molto coltivata, che è questa qui, quindi c'era spazio perché si erano state estirpate in qualche maniera le altre specie con monocoltivatori, quindi seminando si è riusciti a ricolonizzare la semente. Poi c'è quest'altra zona qua interessante, vedete che c'è questa erba qui che sta, non saprei dire se sta finendo il proprio ciclo, ma comunque non sta più fotosintetizzando al massimo, non si vede dal colore, era molto verde d'autunno, probabilmente la specie. E poi abbiamo questa zona qui che non era mai stata colonizzata da nulla, ho buttato della paglia e l'oietto, purtroppo l'oietto annuale, e ha attecchito piuttosto bene insomma. Se poi mi sposto qua, vedo dove c'è il fuoco che è stato fatto l'anno scorso, quest'anno non verrà fatto. Vedete che questa era la parte terminale del fuoco, stesso discorso. Si vede che dove il fuoco arrivava, quindi la cenere aveva bruciato il prato precedente, ma aveva lasciato comunque parecchia sostanza organica, parecchia insomma biochar, se vogliamo chiamare carbone, quello che è, insomma, ha fatto sì che crescesse molto di più la semente che ho gettato e anche l'erba spontanea. Quindi questa è la situazione dell'erba. E quindi finendo vado a tagliare l'erba là. Non ne cresce tanto perché ho messo parecchia, come vedete ha riempito veramente di sostanza organica, di paglia, anche se la paglia, dico sempre, non è assolutamente la sostanza organica migliore, ma è quella più maneggevole, più economica. Sicuramente il fieno, se uno ha il fieno, sfalci di erba, è la migliore rispetto alla paglia. La paglia è molto troppo simile, insomma, è troppo omogenea, invece lo sfalcio di erba ci sono specie differenti, c'è più azoto, qui è molto carbognoso la paglia e via dicendo. Però cose che volevo far notare, appunto, la differenza di crescita tra una zona che non viene tenuta a prato e non viene a sua volta neanche zappettata o motocoltivata o arata, rispetto a una zona che invece solo da questa è la prima stagione che viene fatta crescere, spurgare, quindi, perché prima era un prato come questo qui, ok? Quindi ci vuole tempo, perché le situazioni erano sostanzialmente tutte in questo campo qua, erano tutte uguali, nel senso, era tutto 3 anni fa, nel 2018 era tutto un prato come questo qui, come vedete. E la stessa cosa qua, abbiamo smesso di tagliare a prato ma iniziare a sfalciare con altri esperimenti, vabbè, e vedete che invece cresce dopo 2-3 anni molto più velocemente rispetto a una zona che solo da qualche mese è stata lasciata crescere a sfalcio. Quindi questa è l'osservazione. Andrò a tagliare, per il resto poi dopo che ho tagliato faccio vedere un attimo come stanno le specie qua dentro.
Ok, abbiamo tagliato tutto. Non proprio tutto, perché c'è una zona là che è piuttosto complicata con la gramigna, perché non l'ho gestita bene quando ho fatto l'impianto della siepe sperimentale. Non ci ho pensato, era molto così sperimentale, quindi cresce la gramigna. Ma voglio vedere una cosa, adesso faccio vedere. Comunque, in generale, l'erba non era tanta perché c'era molta paglia. E semplicemente pulire i sentieri. E il risultato comunque è sempre una roba molto buona, molto verde, molto ricca. Qua mi sono tagliato purtroppo, e ricca di azoto, quindi verde. E niente, adesso qua dentro, questi qui, no, un impianto di 3 anni fa, più o meno 3 o 2 anni fa, abbiamo un po' tutte le piante che si stanno risvegliando. Le pomace più lente chiaramente, ma le drupacee come i peschi. Addirittura c'è un albicocco che ha già fatto i fiori e è già stato impollinato, e già ci sono i piccoli fruttini che ancora si fa fatica a vederli, ma ogni questo robo qui, che spingendolo non si stacca, è un frutto, è una drupa. Ok, se si stacca e cade vuol dire che è andato qualcosa storto, o la pianta sta soffrendo o le molla automaticamente perché non riesce a portarle avanti. Ce ne sono parecchi, ha legato tantissimo, e chiaramente la pianta a 2 o 3 anni andrò poi a togliere parecchie albicocche. Questa qui è una Mayakot, varietà industriale, diciamo così, ma vedremo. Invece ci sono altre bicocche che sono in piena fioritura al momento, Kyoto. Poi anche laggiù c'è, fuori dal Food Forest, c'è un portici, vabbè. Intanto si stanno preparando anche le altre drupacee come i susini, che è la Stanley. Vediamo qua i tipi di gemma fiore, di solito sono messe così a mazzetto. Queste qui tonde sono gemma fiore, quella lì è una gemma a foglia legno, queste sono chiaramente, appunto, sono gemma legno, il terminale è praticamente sempre gemma legno e questo è tutto fiore. E così si sveglia il mirabolano anche con i fiori, si svegliano anche i cachi, si svegliano anche le forestali come il coso l'acero, vedete, un po' contro sole, comunque si dovrebbe vedere che iniziano a arrossire. Le querce sono ancora indietro. Si vede un tubo, vabbè. E i fichi pure sono indietro. Le drupacee. Ops, cacchio, ho tirato giù un sacco di albicocche. Vabbè. Le drupacee si svegliano nel gemma legno. Vediamo qua un pesco trapiantato da pochissimo. Vedremo poi se attecchirà sta roba, perché non vuol dire che adesso le gemme si attivano e poi non è detto che attecchiscano, no, che attecchisca l'albero, insomma. Vedete, queste qui sono gemme a punta, quindi gemme a legno, e questo qui è di fiore. Di solito è sempre così. Chi si sveglia prima dei peri mi sembra di vedere chi è stato sul Ba29, quindi sul melocotogno. Questi sono tutti i fiori. Questi sono gemma legno. Conference, questa qui, Pera Conference. Il Nashi, tra le pomace, è quella che si sveglia prima di tutti, che è questa qua. Guardate quanti fiori pronti. Ok, questo è su Franco. Pronto a venire fuori.
Invece, no, anzi, forse tra le pomaci, prima di tutte, sarà il melocotogno, che è già, viene fuori un po' prima con le fogliette, poi sbuca fuori il fiore da lì, e anche il nespolo, abbastanza più precoce rispetto ai meli. Si vede un cacchio. Ecco qua. Ok. E sì, le drupaci sono molto più veloci, questo qui è un sorriso di primavera, tutto un fiore. E per le forestali il primo che si sveglia sono i, mi sembra di vedere i salici, Salix babilonica. E invece i cosi, come si chiamano? I pioppi, sia neri che bianchi, sono un po' più lenti, poi anche comunque le tamerici iniziano a svegliarsi, qua c'è il fiore del salice, e via andare, anche il fico, comunque ci sono delle varietà di fico che iniziano a svegliarsi, e quindi questa è la situazione più o meno. Situazione, poi anche qua, insomma, il filare piano piano. Vedo che anche i pioppi piano piano si svegliano comunque, gemmano. Per il resto, ah sì, anche kiwi. Però queste sono tutte piante che erano in vaso, quindi l'avevano già radicato, sono più veloci. Non so se poi attecchiranno, però. Però per il resto la situazione complicata è questa qui, che ho fatto un gran casino. A parte che c'è una sporcizia incredibile lì, che purtroppo non riesco a togliere, ma non sono neanche il responsabile, però così incastrata dentro la rete sottoterra che è un gran casino, toglierla ci si fa male alla miera, e poi in più c'è un sacco di gramigna che cresce qui, e qui ho fatto un impianto molto variegato di varie specie, tra cui il Berberis vulgaris, le paulonie, e i viburni, i salici, piangenti, insomma c'è un sacco di roba qui, tra talee, semi e via dicendo. E addirittura vedete c'era anche un filare di orto, che c'è ancora la lattuga, c'è la fava, ci sono i cardi, le lattughe che crescono. Ok, cavoli, che non è che questi non siano un granché, però. E di là, insomma, quello che ho deciso di fare semplicemente è al momento di lasciare così, è un'erba veramente molto. Purtroppo la gramigna tosta, colonizzatrice, e al momento darà grossissimi problemi per la crescita di queste piante qui, questo filare, perché già vedete si sta già espandendo qua dentro il filare, ma non l'ho neanche lavorato io questa zona qui. Io l'anno scorso feci addirittura con una paletta, diciamo così, spostando la terra, infilando dentro il panetto di terra della pianta, quindi non l'ho neanche lavorata, e giustamente infatti l'erba se la riprende tutta. Non l'ho neanche pacciamata, o meglio la pacciamai veramente molto poco. Quindi quello che andrò a fare qui adesso è aspettare così per vedere cosa succede, e poi successivamente là andrò a mettere della legna come pacciamatura molto consolidata, insomma, che rimane per tanto tempo, poi sopra la paglia, e poi per il resto qui chi riuscirà a sopravvivere, toglierò l'erba sfalciandola continuamente, facendo venire su gli alberi a tempo contro l'erba. Se non funziona questa zona qui, la toglierò tutta e la ripiantumerò, se avrò tempo, in ottobre, insomma. Per il resto, la situazione nei filari, là c'è chi, anche qui comunque, perché sono sempre le stesse piante, cambia la terra, vedete ci sono sempre le drupace che buttano fuori le foglie. Queste sono le piante da frutto che sono state trapiantate 2-3 mesi fa. Questo, ripeto, non vuol dire che abbiano attecchito, vuol dire che sono vive, ma non vuol dire che abbiano attecchito, perché attecchire vuol dire che si sviluppano le prime radichette e consolidano insieme con una simbiosi insieme al terreno e ai batteri appunto nella terra. Questo è ancora difficile da dire. Però insomma le piante sono praticamente tutte vive, le gemme sono tutte vive, chi più belle, chi più brutte sicuramente.
Stesso discorso vale anche per i forestali, che sono tutte vive. Vedete, però, ecco che lì, per esempio, il pioppo bianco gemma. Vedremo. È ancora troppo presto per fare valutazioni qua comunque. E qua per avere qualcosa di più chiaro bisogna aspettare ancora un mese, o comunque aprile. Va bene, un saluto e ciao a tutti. Ok, ragazzi, mi ero dimenticato di prendere un appunto, farvi vedere una cosa, ricordarmi una cosa che è quella interessante, che comunque vedevo anche spesso negli anni passati, ma molto quest'anno. Guardate queste specie di, non mi ricordo come si chiama, comunque quella, il falso, Madonna, non mi ricordo, il falso spinacio, una roba del genere, è pieno, vedete? Sono chiaramente tutte piantine, planture che stanno crescendo da seme, una specie erbacea che comunque diventa anche molto alta e la vedo in tutto il campo. Diciamo una specie sicuramente colonizzatrice, anche l'anno scorso era presente, si è seminata tantissimo e più o meno dove vado e vado la trovo. Vedete anche qua dove sta meglio, sta peggio. Comunque c'è, la trovate anche nei boschi. Guardate, è proprio pieno, da tutte le parti, in mezzo all'erba. Dal ricambio sicuramente estivo alle erbe che fanno un po' più fatica d'estate. Qua dove è proprio fitto ce n'è di meno, ma qui ecco, guardate che c'è di nuovo questa qui. E niente, giusto per ricordarmi. Saluti.